Partita che sta per iniziare, inquadrato Acerbi, ora Zapata in soggettiva, sarà l'Atalanta a battere il calcio d'inizio con Pasalic sul pallone, inquadrato anche Dumfries, vediamo se Zapata tirato l'olandese confermerà la discreta prestazione con la Cremonese. Tutto pronto, partita iniziata su buoni, i primi 18 minuti dell'Inter, nel senso che l'Inter ha iniziato approcciando bene, corre tanto, pressa molto, c'è sempre un raddoppio. Ciala, limite l'area di rigore, Ciala prova al sinistro, palo! Palo di Calhanoglu! Grandissimo sinistro del turco! Musso battuto alla sua sinistra, palo pieno, riparte l'Atalanta. Solito schema per Lautaro, per Lukaku, Lautaro, Barella al limite dell'area, Lukaku! Anticipato all'ultimo, Peccato. dobbiamo tirare però. Poteva tirare Barella, poi poteva tirare Lautaro. Attenzione che riparte l'Atalanta sulla sinistra con Mele. Andiamo a chiudere. Ha C'è un fatto passo una domanda avanti. legittima. Io Certo. mi sono agganciato a quello che ha detto Emanuele al volo, dicendo le ultime due partite non bene. E io ho detto, vabbè, ma due partite. Certo, Handanovic sono no. 2 o 3 anni che fa fatica. Adesso Infatti. sento i tifosi del Milan che giustamente si lamentano di Tatarusanu che non dà sicurezza. Adesso si capiscono anche loro cosa vuol dire avere in porta un giocatore che non dà sicurezza a un reparto. Ragazzi, Onana è un giocatore che sicuramente ha delle cose da limare, ma lo sapevamo già all'inizio, ma è un'altra cosa, è un'altra Certo. storia, dai ragazzi, su. Lukaku di testa Oh! su cross di Gosens centrale, para Musso. Ma purtroppo Poi, sai qual adesso ha è? sbagliato Va bene, un'uscita, sì, però adesso il va bene problema tutto, sai qual però. è, Filippo? Che quando si fa una domanda su un giocatore se ti piace o no, se secondo te ha qualità, uno può dire sì o no, ma non Certo. puoi dire sì, però nelle ultime due partite può essere portiere, può essere un Un difensore. Cioè, attaccante, è cioè. chiaro? Dà sicurezza No, come però portiere, dai se non ha, ragazzi, se dai. non ha mai, se Li non hai ha mai visti De Vrij e giocato, Dumfries? entra una partita No. e fa Guardano e male. dicono. L'ho capito, però dà sicurezza, dai, Io uno ti sto che dicendo che gioca anche rispetto con. ad Handanovic c'è un passo avanti, ma fra Onana e i migliori portieri al mondo ce n'è passo Ah, tanto. Darmian! Di prima, Darmian si libera benissimo in area di rigore, non seguito dalla difesa. La palla gliela dà Lautaro? Gliela dà Lautaro o Barella? Adesso lo rivediamo. Darmian si inserisce in area, palla sul sinistro, incrociato, Musso non ci arriva. 1-0 per l'Inter al minuto 57. Gran gol di Matteo Darmian. Vediamo. Ciala, Lauti. Grande palla di Lauti. E poi il sinistro di Darmian non è facile, va a È un tiro incrociare. d'attaccante, Gran gol, gran come l'ha incrociata, bravo, ragazzi. Bravo. È un tiro da Dai, attaccante di dai, dai. professione. Possiamo dire Che che gol, ragazzi. Darmian, negli ultimi 3 anni dell'Inter, è il giocatore che forse meno ti aspettavi e forse ha inciso più di quanto era debito credere? Guarda, sono E si sta d'accordo, meritando il Maurizio, rinnovo. sono d'accordo con te, ma non è perché, e come diceva Filippo, io lo conosco, ho avuto la fortuna di averlo a Torino con me per parecchio Quindi tempo. sei di parte. No, non Anch'io. sono di Io ho parte. giocato con lui da Ecco, piccolo. è arrivato, ho giocato Sì, da Pia. siamo Anch'io, Maurizio, posso dire una cosa seria? Sì. Allora, a parte che ho Svegliamo giocato, in retroscena. scusami, ho giocato a fare le formine in spiaggia come Manu con Con Darmian. Darmian, Allora, anche tu. non ho detto che ho avuto la fortuna di averlo a Torino, io facevo il dirigente, non ho giocato con lui, e l'ho visto 24 ore su 24. Perciò ti dico, un ragazzo che ha grandi qualità. Con Filippo che è qua, io quando l'Inter l'ha preso, ma ripeto, ma non perché sono di parte. Ho detto, secondo me l'Inter ha fatto un grande acquisto, che cosa voleva dire? Che per un allenatore è tanta roba. È tanta roba perché se ti manca l'esterno destro, gioca a destra. Ti manca Certo, l'esterno vero. sinistro, può giocare a sinistra. In questo momento sta giocando centrale, lascia stare il gol, perché il gol sono contento per lui. Però è un giocatore che ti dà Lo affidamento. stavi, diciamo, elogiando già prima del gol. Sì, no, ma Ma ha firmato con l'Inter il rinnovo? non ancora, ma stanno lavorando per rinnovarlo a breve, perché si sono resi conto che. In spiaggia, Riccione. No, comunque volevo salutare i dirigenti della Car Corre Scardina che hanno lanciato lui e hanno avuto fiducia in me per 3 anni poi. Grande palla di Lautaro per Dumfries, buona la chiusura Favorito di la difesa Mele dell'Inter. in area di Comunque rigore. penso che farà il cambio adesso fuori Lukaku Lukaku, Dzeko. dentro Dzeko, penso. Sì. Anche se Il Lukaku problema secondo me non io lo è tanto i terrei, cambi ma non ce la quanto fa più. l'atteggiamento. No. Se ti Dici? ritiri tutti indietro, l'Atalanta si No. porta avanti e ti fa correre dei Però, ma pericoli. se ti tiri indietro, proprio per quello serve Lukaku, quindi io Appunto. non lo toglierei. Cioè, nel caso non toglierei Lukaku. Certo, sono d'accordo. Bisogna vedere come si Però sente se anche lui, ha fatto Lukaku ce l'ha 90 75-70 minuti, minuti. Ma adesso non mi Lukaku. sembra faticato, poi non lo so quanto ha, lo saprà sicuramente Certo, Inzaghi, però sicuramente. anche lì adesso torna sulla tre quarti, non mi sembra in deficit, poi vedremo
lo sa Inzaghi quanta autonomia ha, non certo io. Scalvini, attenzione che comunque l'Atalanta vuole davanti. Ha svegliato l'Atalanta. Il gol ha svegliato l'Atalanta. Eh sì. Io vedo che ha arretrato. Cioè, che magari l'Inter più dalla sensazione di essere appagata, che voglia gestire. E questa partita qui non è gestibile con una squadra come l'Atalanta. Anche se l'Atalanta stasera fino al gol dell'Inter aveva fatto poco. Però adesso si è svegliata improvvisamente e vedo l'Inter in leggera difficoltà. Beh, comunque scusa, adesso sono d'accordo con quello che state dicendo voi. Però è normale che... in 70 minuti una squadra come l'Atalanta, certo, crei dei problemi. Cioè, non credo, cioè nessuno pensasse di giocare una partita con l'Atalanta San Siro in grande pace, in grande tranquillità, con l'Atalanta mai pericolosa. L'Atalanta ha Boga, Zapata, escono loro, entrano Lukman, Højlund, Muriel. Soprattutto ragazzi, che viene da due gol a partita l'Atalanta nelle ultime 5 gare. No, sì, ma però io dico, quello che tu dici dell'Atalanta è giusto, però vedo che l'atteggiamento dell'Inter è stato uguale Verona, con la Cremonese, anche è stato uguale con Verona, è stato uguale con Monza. Però poi con Monza c'è la differenza. Pagato, con la Cremonese però ti sei salvato, salvato d'Arbiano. C'è la differenza tra queste le partite col Monza e col Verona, che con questa ha corso dal primo minuto fino adesso. Sì. Adesso sta recuperando. Col Monza e col Verona... non la correva. Allora, se io abbiamo detto che il primo tempo l'ha gestita, anche se non ha avuto occasioni, l'Inter, allora per gestire la partita comunque devi muoverti, devi correre. Certo, no. Allora, dall'altra parte c'è una squadra che è l'Atalanta. L'Inter che si rivoluziona. La corsa fa la sua forza, una dei punti di forza. Allora, è chiaro, io sono d'accordo con Filippo, che è arrivato a un certo punto della partita, al 70esimo, tu possa magari avere un attimo di respiro, certo, però rispetto alle altre partite che avete citato voi è diversa, perché questa partita l'Inter ha corso dall'inizio. Siamo d'accordo con te, ma Filippo ci deve raccontare adesso insomma un po' di rivoluzione in campo, vero? Inzaghi cambia anche Gasperini, è uscito Scalvini, è entrato Soppi in questo momento. Per quanto riguarda invece l'Inter, è uscito Lukaku, è entrato Dzeko, è uscito Gosens ed è entrato Di Marco, è uscito Çalhanoğlu ed è entrato Aslani, quindi Aslani fa il play, Di Marco prende il posto di Gosens a sinistra e Dzeko il posto di Lukaku. Non muta l'assetto. No, cambiano gli uomini. Uomini e basta. Gli uomini, ma non l'assetto. 95 minuti, 25 secondi. Tutto pronto per il cross di Koopmeiners. Sale anche Musso in area di rigore. Parte il cross, alto, colpo di testa di Musso, esce Onana, bravo, fa sulla palla, finita, dovrebbe fischiare adesso l'arbitro. 95 minuti, 45 secondi. Scusami Filippo. E fischia! Fischia! Vince l'Inter 1-0 col gol di Darmian. Ottima Inter, qualificazione a parer mio assolutamente meritata. Nei 90 minuti, che è molto importante in vista di domenica, non essere andati ai supplementari. E quindi 1-0 per l'Inter, semifinale di Coppa Italia. Battiamo l'Atalanta, che è una grande squadra. E niente, sono contento. No, ma scusa Filippo. Vogliamo dare un... una motivazione a questa partita sotto il punto di vista tecnico, Filippo, ci puoi dare? Visto, allora, avevamo di fronte una squadra molto forte, che tra l'altro è in un momento molto, molto buono, e quindi sono molto contento della prestazione dell'Inter, al di là del risultato di 1-0, però l'Inter ha corso 90 minuti, li ha corsi bene, ha avuto una sola amnesia difensiva, che è stata quella della fine del primo tempo, tutti mi sono sembrati in forma, ho visto un Lukaku... certo, ancora al 50%, però sicuramente in condizioni per essere considerato per giocare. E ho visto bene Gosens, li ho visti bene tutti. E quindi sono contento di questa prestazione. È chiaro che quello che è mancato all'Inter quest'anno è la continuità. Cioè vinci contro il Napoli, bene, giocando una grande partita. Pensi di andare a Monza vedendo quell'Inter lì e invece ne vedi un'altra. Al di là che avevamo fatto il 3-1 regolare, ma vabbè. Poi vinci col Milan in Supercoppa giocando benissimo, vinci una coppa, giochi con l'Empoli e giochi in quella maniera lì, quindi abbiamo dei problemi di continuità, però oggi c'è niente da dire, oggi molto secondo bene. Secondo me la cosa positiva, Fili, se posso permettermi, stai recuperando, come hai detto te, Dumfries, Lukaku, Gosens e adesso ho visto che è rientrato anche D'Ambrosio, perciò per l'allenatore, sai, quando hai cambi che stanno bene, perché avere in panchina Lukaku che non sta bene è come non averlo, certo. Lukaku, parlo di Lukaku, può essere Dumfries, allora, in vista del derby mi dà l'idea che non ha 90 minuti ma i 50-60 minuti ce li ha. C'è. E in vista, del derby dovreste scegliere oggi il Lukaku visto stasera, Dzeko e Lautaro, chi gioca? Dzeko. Anche secondo me. Dzeko, Lautaro. A Inzaghi o a Filippo? L'ho fatta a voi. Quindi anche a te. Per me è particolarmente difficile perché hanno giocato bene tutti.
Quindi giù non metto nessuno, neanche Correa, anche se non è entrato benissimo. Però allora tra gli up metto ovviamente Darmian, 7, grande partita, gol decisivo. Sì, anche 8, io darei anche 8. Allora, per Jack gli diamo 8. 8 Darmian. 8 tra l'altro era il numero che indossava quando giocava con però sei scassato. Filippo, fai qualcosa, non lo sopporto più. No, ma ce l'hai di fianco tu, fai qualcosa tu. Non lo sopporto più, è dall'inizio. Non era vero comunque. Che poi è bugiardo, perché mi ha mandato un messaggio Matteo adesso, che è appena finita la partita. Ah, sì. Gli ho chiesto, ma ha detto che non è vero. Detto, a me ha detto di sì. Ma che? A me ha detto di sì. Ma che? M'ha detto. Adesso lo chiamo. Poi l'altro voglio premiare De Vrij, perché non vedevo De Vrij così da tantissimo tempo, poi non è neanche sua la colpa, quindi del primo, di quell'errore là, e quindi neanche quella c'ha di macchia, quindi gli do 7 perché ha giocato una grande partita. Non vedevo De Vrij in queste condizioni o giocare una partita del genere da tanti mesi. Pensavo fosse irrecuperabile, invece oggi ha giocato molto bene. E poi sul terzo l'imbarazzo della scelta, perché Lautaro ha giocato bene, ha dato anche l'assist a Darmian, però voglio mettere su Mkhitaryan, primo per fare piacere alla regia perché è facile da scrivere e secondo perché comunque ha giocato tutta la partita, ha giocato bene, ha toccato tanti palloni, non ne ha sbagliato mezzo, e sostanza, qualità, mi è piaciuto molto, e 6.5 a Mkhitaryan. Quindi poi bene Dumfries, bene Barella, bene Gosens, bene Ciala. Inzaghi. Oggi è tutto bene. No, dove lo mettiamo? Ha fatto anche bei cambi oggi, dai, devo dire la verità. Ma ha sostituito Lukaku, ma Lukaku secondo voi non è negativo? Lukaku non è da down, no? No, per niente, anzi. 6.5 Bravo. 6.5 tutto. Tu avresti dato, se hai idea a fare le pagelle, avresti dato un down a Lukaku? Ma sì, dai, cioè, l'abbiamo detto tutti durante la partita che non è in forma, che non è lui, cioè, almeno 5, cioè, almeno sì, sforzarsi Marcello, di però, dare 5. Dai, oggi è stata la prima partita che giocava da titolare, qualcosina in più si è visto. Per me ha fatto una buonissima partita. Non gli diamo 4, gli diamo 5. No, però Marce, almeno per carità, nel senso ognuno, però nessuno qua ha detto che Lukaku ha giocato male. Non so, no, io ti sto dicendo, perché non lo metti nei down, siccome tu hai detto perché che nei down non vuoi mettere nessuno. Io ti ho detto che io avrei messo Lukaku. Sì, no, dico, va bene, accetto l'opinione. 5, ma qua nessuno ha detto, tu hai detto qua abbiamo criticato Lukaku, nessuno ha detto che ha giocato male, anzi abbiamo elogiato Lukaku durante la partita. Sì, però abbiamo detto che è in ritardo di condizione, che si vede che non è ancora lui, che fa ancora difficoltà a girarsi, che fa molte sponde. Cioè, queste cose l'abbiamo detto. Non fare le robe da 8, almeno 5. Aspetta, spieghiamo un attimo. Sotto l'aspetto tecnico, allora, se vuoi vedere Lukaku che parte da 60 metri e distrugge tutti come Lukaku di Conte, non lo vedi. Non lo vedrai. Allora, il problema è che abbiamo detto, credo che ha detto questo Filippo, nel primo tempo Lukaku ha dato la possibilità di far salire la squadra, perché ogni volta che si metteva di schiena alla porta, faceva da sponda, andavano in tre su di lui e automaticamente rimaneva libero un compagno suo. Perciò il ruolo di Lukaku oggi è stato quello. Giustamente, come dice Marcello, se tu vuoi vedere Lukaku che fa degli sprint di 50 metri, in questo momento non lo puoi vedere. Jack, però nel movimento si è mosso benissimo. Ha toccato un'infinità di palloni. Per il minutaggio che ha avuto, sai qual è il problema? Tantissimo. Per il minutaggio che ha avuto ad oggi, si è mosso molto bene. Per me è benissimo. Anche si vede che è al 60%, ma questo non è una nota negativa. No, certo, non poteva essere di più. Se andiamo a vedere Monza e Empoli quando è entrato, ragazzi. No, ma non teneva un pallone. Monza è disastroso. Non teneva un pallone. Secondo me, se ne parliamo ancora un po', alla fine lo mettiamo negli up. Ma io l'avrei messo anche negli up. Io darei 6.5 oggi a Lukaku, 6 più. Cioè, ha fatto un lavoro enorme per la squadra, ha sbagliato mezzo pallone. Poi non è quello che dribbla, che va, che tira in porta, no, perché oggi, non Filippo, c'è ancora se posso così. Permettermi, allora, questo è un pensiero mio che giustamente l'abbiamo visto in tanti, ognuno ha il suo pensiero. Cioè, quest'Inter, io ti ripeto, è un po' che non la vedevo. Sono parlo del gruppo, perché vedevi dei singoli, un reparto che giocava bene, due no. Cioè, è sempre stato un Inter così, non a caso, dal mio punto di vista, per le qualità che ha l'Inter, ha perso tanti punti per questo. Oggi, io non so cosa succederà domani, ma se facciamo una valutazione su questa partita, cioè tutta la squadra si è mossa nel modo giusto. Poi, come hai detto tu, c'è chi è entrato dopo 6 mesi, chi è entrato dopo 2 giorni, c'è D'Ambrosio che è entrato, era fuori non so da quanto, per una pubalgia. Cioè, non è facile, ma i movimenti oggi non si può dire niente a questa Inter. Ma io faccio una domanda. Poi da là c'era l'Atalanta. Appunto, c'era l'Atalanta. Ma faccio una domanda a tutti, anche a Ema.
a tutti. Tanta malissimo. Io vi chiedo, nel momento in cui rientra Skriniar, perché Skriniar ormai ce l'hai, è un valore aggiunto, sempre fermo restando che dal 100% è un titolare di questa squadra. Certo. Io chiedo, vabbè, soprattutto a Jack, perché è stato giocatore, ma a tutti, come accetta il gruppo, che è un gruppo unito, bravo, quello dell'Inter, perché non è un gruppo così, è un gruppo giocatori unito, come accetta un gruppo, un giocatore che ha fatto questo tipo di scelta in questa determinata maniera, che aveva già la testa da un'altra parte, in un altro gruppo, adesso nella squadra, come lo accettano? Ma secondo me, per le prestazioni che ha fatto Skriniar prima di questa situazione, il gruppo lo accetta. Il problema sai qual è, secondo me, Filippo? Se io fossi il suo compagno, che vengo a sapere, che mi ha detto, non lo so, dico, che mi ha detto che non aveva firmato, ma aveva già firmato, poi so che ha firmato tre mesi fa, dico, allora che fai, mi prendi in giro? Però secondo me a questo punto è giusto per tutte e due, sia per l'Inter, parlo dei compagni, ma l'Inter società e Skriniar, che si ritrovino. Sì. Però, posso dirti, dal mio punto di vista, cioè qua che ci sta perdendo di più, perderà l'Inter perché non prende una lira, ma se Skriniar non gioca fino a giugno... Ah no, ma gioca, ma no, quello gioca, per forza. Sì, però, ragazzi, siete sicuri che gioca? No, io una cosa me l'aspetto oggi, non oggi, ma voglio, a breve, prego. È che Skriniar parli. Io mi aspetto che l'Inter... Cosa deve dire? Prenda parola. Ragazzi, ma avete visto la prestazione di Skriniar contro l'Empoli, ragazzi? Dica lui stesso... Vuol dire che non è lui con la testa, è già da un'altra parte. Uno così ci deve mettere la faccia. Le cose dobbiamo dirle, dobbiamo vederle bene, però. Ragazzi, perché la testa è da un'altra parte, l'avete visto cosa ha fatto con l'Empoli? Lo so, ma adesso è qua. Però anche Verzi, io la farei giocare. Vedo intanto Lucia pronta. Eccoci. Arrivo tra un attimo, faccio la domanda a Tiziano prima, perché da lui voglio sapere tutti gli aspetti di vedere al derby Skriniar e Lukaku, visto che sono i due argomenti del giorno. Lukaku sia al 100%, perché io credo che sia l'uomo giusto per giocare contro una difesa, quella del Milan attuale. Per quanto riguarda Skriniar, le uniche remore che io avrei, che io ho, è che lui, siccome ha già firmato per un'altra squadra, psicologicamente non sia... giusto. Non si è impegnato, è un professionista, sia ben chiaro, ci mancherebbe altro, un grande professionista, ma che mentalmente, proprio per il motivo di una firma di un'altra società, non sia... concentrato al 100% però, e dia il 100% delle sue Tiziano, possibilità. Posso farti la domanda? Soprattutto mentalmente. Posso farti la domanda a proposito di questo? Ma l'anno scorso al Milan è successo, se non sbaglio, dimmi se mi sbaglio, che sì, aveva già firmato per il Barcellona. Sì. Eppure, secondo me, ha fatto un campionato pazzesco nel Milan. Cioè, nonostante avesse già firmato, ha fatto un campionato ad altissimi livelli. Perciò capisci che dipende dal personaggio. Io non so Skriniar come potrà fare. Ma difatti non ho detto che è, secondo il mio punto di vista, ha delle remore. Potrebbe avere delle remore mentalmente, è un'ipotesi. Giacomo, però... Poi stiamo parlando di un grande professionista, certo, ci mancherebbe altro. Sì, ma però la situazione è diversa, perché qua c'è un retroscena. Ha firmato, non ha firmato, ha preso in giro delle persone. Qua è diverso. Quindi ora tu mentalmente, sapendo anche i tuoi tifosi, che le hai presi in giro, entri in campo con un'altra testa, e a Empoli l'ha dimostrato, con l'Empoli l'ha dimostrato, ragazzi, ha fatto due falli stupidi, e la conseguenza è che in 40 minuti eri fuori dal gioco. Hai ragione, però hai penalizzato la squadra. Però contro l'Empoli non solo Skriniar ha giocato male. Posso dire quello che penso, poi può succedere di tutto, è un discorso che stiamo facendo adesso, domani può cambiare tutto. Certo. Io credo che in questa situazione lui sarà aggregato alla squadra sicuramente, ma dal mio punto di vista avrà poco spazio. Certo. Perché comunque dall'altra parte c'è una difesa dove secondo me è tanta roba. Perché se tu prendi Bastoni, De Vrij e Acerbi comunque... No, aspetta, poi c'hai anche nel caso la riserva, Darmian, tra virgolette, Darmian. Certo. Adesso sta rientrando D'Ambrosio. Non lo so, può succedere tutto, ma il mio pensiero è che secondo me vede poco il campo da ora a fine anno. Sicuramente, lo terrà lì, lo farà giocare a Pensone. Io voglio andare da Lucia perché vorrei capire una cosa.